Buongiorno, ultima rassegna stampa di questa settimana perché è venerdì, anzi no, a dire la verità, domani mattina la rassegna stampa la farò dalla radio, da Nino Web Radio per i bolognesi, ma comunque per tutti perché si può sentire anche in rete. Cominciamo subito da Repubblica, dove in realtà insomma, c'è un articolo, il titolo Perché i nostri figli non studiano più da soli e adesso vediamo se riesco a farvelo nascondere, riesco a farvelo vedere. Perfetto, così. Così, ok. Perché i nostri figli non stanno più da soli? Ci sono gli esiti di una ricerca fatta in vari paesi europei sul rapporto genitori-figli rispetto ai compiti. O comunque, e dice genitori a tempo pieno, professori improvvisati per forza o per amore, comincia così l'articolo, accanto ai bambini 7 ore alla settimana. Gli italiani sono i primi in Europa in questo primato, insomma, non proprio eccelso. Gli esperti, sbagliato non renderli autonomi. Allora, cosa l'articolo ci dà qualche cifra interessante. Gli italiani aiutano i figli a fare i compiti, a ripetere le lezioni più di chiunque altro in Europa. Il 25% trascorre almeno 7 ore alla settimana tra calcoli e letture, una percentuale molto inferiore rispetto a quella spagnola, per esempio, dove sono il 17%, quella tedesca il 14%, mentre nel Regno Unito, Francia l'11% e in Finlandia al 5%. Dal nord al sud, però, dice, resiste un 39% di mamme e papà convinti, almeno nelle intenzioni, che i piccoli se la devono cavare da soli. Questi sono alcuni dati di un'indagine della Workday Foundation, un'organizzazione internazionale no profit, e che è la stessa che ogni anno a marzo assegna il Global Teacher Prize al miglior docente del globo. Hanno fatto uno studio in 29 stati, hanno raccolto 30.000 interviste. E hanno trovato appunto che l'Italia è un paese del record per quanto aiuta i figli a fare i compiti. E forse anche perché un genitore trova che la scuola su due sia peggiorata negli ultimi 10 anni. Lo studio in Italia, secondo questa ricerca, è ancora visto come un ascensore sociale, quindi i genitori, come dire, si impegnano anche loro. Quindi di fatto però i numeri parlano di pomeriggi con mamme accanto ai bambini e teenagers in ore con ore con i libri di testo, genitori che fanno i compiti dal posto di lavoro con il figlio, con il telefono, altri che sono impossibilitati a seguirlo, che investono con le lezioni private per tenerlo in pari. Si parla di 30 euro l'ora per una ripetizione di matematica alle medie. Mentre molti studenti universitari che seguono nei compiti ne prendono circa 15. Ma gli addetti ai lavori cosa dicono? Da un lato accusano i genitori di essere genitori chioccia o accusano i bambini di pigrizia, qualcun altro sostiene che andrebbe ripensata la scuola e maestre che raccontano appunto di dare nonne alle mamme e va bene. Benedicchio Vertecchi, pedagogista, parte da quello che secondo lui è un punto fermo, e che mi trova perfettamente d'accordo, e cioè che i bambini i compiti li dovrebbero fare da soli, sì, ma in classe, nel tempo scolastico, mentre i genitori dovrebbero occuparsi dei figli facendoli crescere culturalmente in un altro modo, leggendo un libro, leggendo il giornale, andando al cinema, insomma, fare. Nell'attesa che però il sistema scolastico cambi. C'è l'idea della psicologa Tilde Giani Gallino, a lungo docente di psicologia dello sviluppo, che sostanzialmente scarica tutte le colpe sui genitori dicendo: fin da quando sono piccolissimi, i genitori prevengono i desideri dei bambini e questo atteggiamento continua quando vanno a scuola, li aiutano troppo, fanno i compiti al posto loro per proteggerli dalle delusioni e sbagliano. In realtà molto spesso è vero, il carico dei compiti a casa, soprattutto alle scuole elementari e alle scuole medie, rischia di essere assolutamente eccessivo e da parte di un genitore mi sembra anche, come dire, normale, aiutare il figlio laddove può. Però, insomma, in qualche modo Repubblica alimenta questa polemica tra genitori e figli facendo due schede con da un lato un genitore che accusa i prof spiegano poco e tocca a noi far capire le lezioni e controbattono i docenti,
siete iperprotettivi, non affiancateli minuto per minuto. È evidente che qui c'è anche una, come dire, una mancanza di comunicazione tra genitori e docenti, un argomento che tra l'altro mi vede, come dire, impegnata in prima persona, perché proprio fra qualche settimana, una decina di giorni mi sembra, non di più, farò proprio un workshop dedicato ai docenti, incentrato sui problemi della comunicazione con i genitori. E per cui ritengo che sia, quindi, molto, molto meglio provare a lavorare intorno a questo problema e non alimentarlo facendo schede che si contrappongono, laddove entrambe dicono cose francamente molto banali, insomma. Poi se avete voglia di leggerlo, ma non ci dicono niente di nuovo. E è arrivato il momento in cui cominciano, cambiamo notizia, cambiamo argomento, rimaniamo sempre su Repubblica e prendiamo atto che si ricomincia con i test universitari e con la cronica, ormai cronica, mancanza di posti accessibili. Allora, inaugura la stagione dei test universitari San Raffaele di Milano. Per i test che partiranno lunedì per l'accesso alla facoltà di medicina. Ai test per il momento si sono iscritti 5.300 studenti e i posti sono 240. Leggiamo l'articolo molto breve. I test partiranno lunedì e andranno avanti per una settimana con un boom di iscrizione, il 28% in più rispetto allo scorso anno. Succede all'Università Vita Salute del San Raffaele, dove le aspiranti matricole che si sono iscritte alle selezioni quest'anno sono 5.316, per 240 posti in tutto. Per ogni posto, quindi, ci saranno 22 concorrenti. Sul totale degli iscritti, in 4.609 aspirano a frequentare il corso di medicina in italiano, mentre 707 puntano a quello inglese. Arrivano da ogni regione italiana, circa il 70% fuori dalla Lombardia. Si tratta del numero di candidati più elevato mai raggiunto dalla Facoltà Università Vita Salute San Raffaele e della sua fondazione, sottolineano dall'Ateneo di Via Olgettina. Ma da dove parte un SS rivolto al Ministero affinché aumenti il numero dei posti disponibili anche per far fronte alla carenza dei medici prevista nei prossimi anni? Conosciamo tutti, nota Massimo Clementi, preside della Facoltà di Medicina del San Raffaele, gli allarmi sul pericoloso decremento di medici attivi nel nostro paese. Per questo non è più rinviabile un confronto a livello ministeriale per una programmazione più attenta del numero degli iscritti. Allora, l'anno scorso ci sono state moltissime polemiche, giuste polemiche, sugli scarsissimi posti universitari in molte facoltà, non solamente medicina, ma anche veterinaria e anche moltissime facoltà che sono a numero chiuso. Temo che quest'anno rivedremo e risentiremo le stesse cose. Allora, probabilmente qualcuno di voi ha seguito la vicenda dell'hackeraggio e del furto degli account di docenti universitari da parte di Anonymous. È uscita una nota del MIUR in cui i docenti vengono tranquillizzati, però insomma fino a un certo punto. Il MIUR ha dichiarato che i 26.000 indirizzi di posta insegnante, di posta elettronica di insegnanti italiani, di personale scolastico di cui si è impossessato il gruppo di hacker Lulz-Sekhita, riconducibile ad Anonimo, quindi sostiene, il Ministero dell'Istruzione sostiene che non appartengono al MIUR i 26.000 indirizzi. I dati pubblicati, scrive Viale Trastevere, non sono riconducibili a componenti di sistemi informatici del MIUR. Non sono stati trafugati dati dai sistemi che gestiscono l'accesso alle caselle del dominio istruzione.it. Da un controllo effettuato sugli indirizzi istruzione.it presenti nei dati pubblicati, risulta che 6.163 su 6.163 indirizzi mail, più di 4.500 non sono attivi e sono attivi circa 1.600 iscritti. Cioè, quelle mail, secondo il MIUR, appartengono a un sito esterno. Perché, scrive la nota, confrontando il dato pubblicato relativo alle password, risulta che tali dati non sono compatibili con quelli memorizzati sui sistemi MIUR e non consentono quindi di accedere alle caselle di posta. Anche se, a dire la verità, oggi sui social era un fiorire di insegnanti che raccontavano di essere esclusi dalla loro casella di posta, appunto sul dominio istruzione.it, e chiedevano istruzioni su come riaccedere.
Quindi la spiegazione del ministero è che gli indirizzi mail istruzione.it siano stati utilizzati dagli utenti per registrarsi o iscriversi a siti esterni che sono stati oggetti d'attacco. E quindi, insomma, questi dati quindi alla fine sono stati rubati, ma secondo il MIUR non sono stati rubati da sui server, insomma. Vedremo come continuerà la vicenda. Chiudiamo come sempre con una notizia di scienza che veramente mi ha lasciata molto, molto sbalordita. Dal LIT arrivano i circuiti elettronici che si mangiano. Allora, LIT è l'Istituto Italiano di Tecnologia e i ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia hanno sviluppato i primi circuiti elettronici commestibili realizzati tramite comuni tecniche di stampa in materiali organici con l'obiettivo futuro di realizzare farmaci intelligenti capaci di monitorare i parametri interni dei pazienti. Questa cosa è stata sviluppata da un team di ricercatori coordinata da Mario Caironi e Guglielmo Lanzani in collaborazione con il Centro LIT di Pontedera e appunto hanno sviluppato i primi circuiti elettronici commestibili e biocompatibili. L'elettronica ingeribile, dice appunto Guglielmo Lanzani, è un filone di ricerca che ha l'obiettivo di realizzare dispositivi e circuiti elettronici interamente in materiali organici. Contenenti carbonio, non nocivi per l'uomo, biodegradabili e possibilmente assimilabili dal corpo umano. I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista internazionale Advanced Materials e dimostrano la possibilità di realizzare singoli dispositivi e semplici circuiti elettronici con materiali commestibili, stampati su una carta che è comunicata. Comunemente utilizzata per i tatuaggi dei bambini, e questa tecnologia li rende facilmente integrabili e trasferibili su pillole, alimenti assumibili dall'uomo. E quindi questa cosa accadrebbe? Perché ovviamente l'elettronica ingeribile può rappresentare un nuovo strumento per la diagnosi e la terapia di patologia riguardanti l'apparato digerente. Consentirebbe di raccogliere e comunicare al medico senza recare danni all'organismo informazioni, per esempio, riguardo alla motilità del tratto intestinale, la corretta assimilazione dei cibi e ovviamente in futuro di monitorare l'insorgenza di infezioni batteriche in tempo reale. Questa scoperta inoltre potrebbe avere un importante impatto nel settore dell'alimentazione, fornendo sistemi elettronici che, integrati direttamente sulla superficie di frutta, di verdura o di carne, possono monitorarne la qualità lungo tutta la catena di distribuzione dal produttore fino al rivenditore, che potrà verificare attraverso il food tracking lo stato di conservazione del prodotto in consegna. Ovviamente ci sono anche altre cose, quindi non solo monitorare lo stato dell'organismo, ma monitorare lo stato del cibo. E nel futuro i frigoriferi potrebbero essere dotati di una tecnologia in grado di dialogare con i circuiti edibili stampati sugli alimenti contenuti al loro interno, rilevando e comunicando lo stato di conservazione e di prossime scadenze di ognuno di essi. Insomma, nel panorama della ricerca scientifica si aprono, come vediamo quasi quotidianamente, territori di ricerca e di applicazioni tecnologiche sterminate. Sarebbe veramente una bella cosa se anche in Italia si ricominciasse anche a finanziare la ricerca. Perché i risultati direi che non tardano. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento sia a lunedì mattina per la conferenza, per la rassegna stampa da questa pagina, sia per chi vuole domani mattina invece da Nino Web Radio per la rassegna stampa generalista che ogni tanto tengo al sabato presso quella sede. Buona giornata e buon weekend.